sono le 7:30 di mattina e fa già un caldo terribile, ma il delta del Mekong ci aspetta. Che andava bene, invece no, quando è partito abbiamo scoperto che era l'autobus sbagliato. Dovevamo ottimo capirlo prima. Ci continuava a dire Cambogia, Cambogia, noi ripetevamo sì Cambogia, però tre giorni due notti, yes Cambogia. Vabbè, poi quando siamo saliti e ha spiegato che il bus da qua ci avrebbe impiegato 6 ore arrivare a Phnom Penh e avrebbe fatto solo una sosta, abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava, quindi abbiamo fatto fermare l'autobus di fretta e furia, abbiamo preso gli zainoni, siamo corsi indietro lungo la strada, abbiamo incontrato una ragazzina che si è accorta di aver sbagliato probabilmente e ci stava venendo incontro e non sappiamo dove ci stia portando. Spero che ci stia portando all'autobus giusto. Ci ha portato all'ennesima agenzia diversa e non so cosa stiamo aspettando. Bene, siamo ripartiti verso non sappiamo dove. Dove stiamo andando, Ani? Non so. Adesso seguiamo un altro tipo. Ma non mi convince neanche stavolta. No. Siamo su un altro autobus. Sarà quello giusto? Io non ne sono veramente sicura. Vediamo dove ci porta. Non c'è scritto Phnom Penh, quindi già che non andiamo in Cambogia dovrebbe essere giusto. One day. Stavolta è sbagliata per loro. Ad esempio loro avevano già sbagliato. Niente, è casino, si capisce niente. Queste agenzie sono tutte collegate fra loro, ma c'è uno smercio di turisti assurdo. Uno smercio di turisti? Sì, c'è uno smercio di turisti perché ti sbattono da un'agenzia all'altra, cioè tu compri il tour in una, tra l'altro lottando per il prezzo, e poi loro ti sbattono comunque da altre parti, quindi è tutto collegato, tutto un giro infinito, non so. E comunque continua a ripetere today one night. Però gli sta portando di là loro che ha fatto today. No, quindi, non solo. Sorry? One day, two nights, three days, two and three day one bus. Come over there. Cambio di nuovo. Ci facciamo i muscoli. Togliere e mettere la valigia in un autobus all'altro. Distribuiscono meglio. Niente, ci dobbiamo ricordare il numero 3, 7, 2, 5. Perché quando si ferma sono tutti uguali e se sbagliamo. Ciao mare! Tanto qui ormai. Quindi ci siamo, si quindi parte. Andiamo al Mekong, non sappiamo con chi, non sappiamo per quanto. Però andiamo al Mekong. Adesso Ani vedo che ha trovato una posizione comoda. Questi capelli sono multiuso, fanno anche da tendine per gli autobus, che ovviamente il posto non ce l'ha.
e mi arriva il sole dritto nella testa. Comodi, sì sì. Quanto saremo dall'autobus adesso? Non ne ho più pari di idea. Ottimo. Prima pausa del tour, prima tappa. Siamo alla casa del tè. Sì, a vedere come viene prodotto il tè verde. Questo è jasmine tea. Un po' freddino però. Vabbè, c'è l'aria condizionata a palla. Ma no, il tè è freddo. Ah, è freddino. Sì. Hello. Hello. Only a queen into this, maybe this room or maybe in order, because the queen we have only one in 2,000. This, if young, we can use for drink. Old like this, not for drink. They got for better caramel. Sono le caramelle che si ricavano dal cocco. Appiccico un po' i denti. È molto buona. Praticamente loro stendono questa pasta, che è proprio il consistente del caramello, molto appiccicosa, la lasciano raffreddare, la tagliano e poi la incartano, ci fanno le caramelle. Yeah. Però è buona davvero, sembra... Io assaggio la papaya. Questo concertino ci voleva, Partite, barchetta made in Italy, barchetta tutta Italia. Abbiamo incontrato due ragazzi milanesi, attenzione Milano. Scontro, ciao Milano. Non solo i gatti e i cani, adesso si è messa a parlare anche con un pollo. Ci siamo fermate in un autogrill per una sosta. È l'autogrill più grosso dove siamo mai state, vero? Autogrill grande, pesci grandi. Pesci giganti. C'è scritto che pesa 200 kg l'anno pescato dalle Amazzoni. Dal rio delle Amazzoni.
gigante. Sono davvero immensi. Carini. La giornata non era iniziata nel migliore dei modi, ma anche per questo non poteva che migliorare. Infatti siamo arrivate sane e salve sul Mekong, abbiamo fatto una bella visita e adesso ci hanno lasciato a Kanto, dove passeremo la notte. Questa cittadina che pensavamo non ci fosse nulla, invece quanto pare è molto animata. Adesso siamo allo street food, night market street food. Ci siamo prese una bevanda, l'ho scelta perché mi piaceva la bottiglia, 13.000 dong, che sarebbero meno di 50 centesimi. Guarda quant'è carina questa bottiglia, cosa sarà? Ah. Wow, è vietnamita. È vietnamita freddo, very good. Ottima scelta, per una volta ci ho azzeccato, incredibile, sto migliorando, eh. Allora si è preso il gelatino. Io ne sbaglio di sicuro. Per 80 centesimi, ragazzi. Buongiorno. Sono le 6:30. E siamo svegli perché dobbiamo andare al famoso mercato galleggiante. Ania è un po' solo. Non si vedono, ma se li ha aperti gli occhi. Vado a chiedere la tua. Prendi in foto! Go, 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 go! Siamo in questa isoletta e siamo venuti ad assaggiare un topo. Qua si cucina carne di topo, ma io e Gloria non ce la sentiamo sinceramente. Non ce la posso fare, però sembra molto invitante, cioè, anche dall'odore. Ma è un topo. Sembra più invitante questo che qualsiasi altra carne che ho visto qua in Vietnam. Ci hanno però assicurato che non è il rattone da fiume, sì, ma è un topo d'allevamento. Voglio credere. L'allevamento non è tanto. Ti facciamo vedere il topo d'allevamento. And this one? Rat. Oh, yum. Yum. Ho bevuto troppo. Happy water? Basta.
Yes, a little bit. Ok, vai, ti ti snap. Contribuisci. Thanks. Ecco qua. 10 di mattina. Top. Sciogli budella. Questo è il limone. Mi serviranno una trentina per fare una spremuta. Sì, gli abbiamo chiesto una spremuta arancia e limone. Ci hanno messi due o tre. Sarà più arancia. Se questo è il limone vietnamita, la vedo dura. Carino però. Oh, e c'è anche un scarafaggio in dotazione. Compreso. Carino. Altro autobus. Non so, abbiamo cambiato due autobus in questi giorni. In tutto il viaggio. Siamo sull'ennesimo autobus e questo ci porterà. Ma no. Sicuramente lo aggiungiamo qui. Questa cittadina è proprio al confine della Cambogia, è piccolissima, abbiamo visto la mappa che non c'è niente, quindi non so cosa faremo questa sera. Domattina ci vengono a prendere alle 6.40, perfetto, ci porteranno a prendere il battello, il traghetto, quello che è. E ci lasciano. E poi con un'altra guida attraverseremo il confine. Sì, lo attraverseremo a questo punto perché non so. Se non c'è un bandolone da qualche parte, perché noi non abbiamo... saremo sole, non so chi ci piglia. Non abbiamo biglietti, non abbiamo ricevuti, non abbiamo niente, ma è così che si fa. Ci consegneranno qualcuno. Il famoso smercio di turisti, domani ci smerciano da qualche parte. Il smercio di turisti continua in Cambogia. Arriveremo in Cambogia? Io aprirei delle scommesse a questo punto. Il casco, Ani. Ani, il casco. Solo noi, meeting room.